tagliare della fibra di vetro era abbastanza devastante sulla lama del seghetto. Ho scoperto che era vero, si è anche un po' piegato perché si è riscaldato, poi io l'ho un po' ripiegato un po' a forza. Comunque sono seghetti che non valgono un cazzo. Questo video è girato veramente in un ritagliato piccolissimo in cui ho dovuto preparare questa tavola. Questa è una Landy Yachts, è una marca tremenda e la tavola stessa è una tavola tremenda per fare free ride, ovvero trick su un longboard, e contemporaneamente è drop through, ve l'ho spiegato in un altro video, quindi è molto bassa, molto stabile. Ho rimosso il grip tape, ho lasciato la parte centrale, che comunque non è mai consumata, la parte centrale la potete lasciare per fare un po', lasciare un po' più di stile, e poi vabbè, ci tenevo questa volta a non togliere questo marchio che è tremendo, è una delle migliori tavole del genere. Questo è lo schifo che ho tagliato via da entrambi i lati, perché il legno era, non era marcio, ma era completamente distrutto da vari trick. L'ho presa di seconda mano, non l'avrei mai trattata così, e l'avevo temporaneamente aggiustato con del wood filler, praticamente una specie di stucco che poi diventa legno sulla tavola, perché lo puoi limare, perché ha un po' lo stesso effetto, ma ovviamente non è resistente come la tavola originale. Dunque abbiamo pulito entrambi i lati, rimosso il grip tape che era abbastanza devastato. Adesso andiamo a riaggiungere il grip tape e togliamo nei limiti del possibile lo schifo della colla che resta qui attaccata, però è meglio non diventare matti. E volevo farvi vedere la bolla di colla di grip tape che ho rimosso dalla tavola, che non è necessario sempre rimuoverla perché è anche un sacco di lavoro, ma ricorda moltissimo un caccolone di naso. E li possiamo anche lanciare come delle caccole, addirittura se voleste fare uno sport del lanciamento di caccola usando delle masse caccolose dello stesso peso, delle stesse dimensioni, ma non volete andare a usare le caccole di naso di altri, potreste fare questo, farvi le caccole di grip tape. Io volevo approfittare per dirvi che mi sono finalmente arrivati dei cuscinetti a sfera veramente eccezionali, di un prezzo impressionante, perché quello che faccio io è cercare di trovare la fonte originale di un determinato prodotto, dove lo vendano su pagine web tipo AliExpress ad un prezzo ridicolo, perché non è ancora marchiato con la marca del prodotto, ma esce magari dalla stessa fabbrica. È arrivato, credo proprio che ci ho preso, anche se lo devo ancora collaudare, e vi farò sapere in un prossimo video se state cercando dei cuscinetti a sfera di ceramica, che sapete che normalmente girano intorno a 50-80 euro ad un prezzo ridicolo. Ridicolo! Perché ricordo, è un grip tape da skate che stiamo mettendo su un longboard. La differenza è solo la misura, non è che il grip tape da skate sia diverso. Andiamo a marcare i limiti della tavola per tagliare il grip tape in eccesso. Questa volta, essendo un drop through, dovremo fare lo stesso nei buchi del drop through per tagliare questo spazio qua, che permetterà di inserire i track, la placca da sopra e l'asse da sopra. Non solo marchiamo la forma, ma indeboliamo il bordo in modo tale che poi con la lametta sia anche più facile tagliarlo. Okay, adesso andiamo a marcare il buco del drop through, non so bene come fare. Io direi che prima ci faccio un taglio centrale, così. Abbiamo ritagliato il grosso, quindi adesso prendiamo uno di questi pezzi che sono avanzati e lo ripieghiamo su se stesso in maniera che non ci appiccichiamo la mano, e andiamo a consumare tutto il bordino in maniera di evitare esattamente
queste situazioni qua in cui una sporgenza potrebbe far pelare più facilmente il grippetto. I track per questa tavola sono dei paris, che sono delle bestie di track che hanno dei bushing ottimi. Ora bisogna trovare dove cazzo li ho messi. Eccoli qua. Eccoli qua. Sono un po' sporchini, potrei lavarli con del sapone, teoricamente, però no. Non ci abbiamo tempo per questo. Perché la polvere è quella che fa sì che poi possano fare dei rumori fastidiosi, però vi dico la verità, questi track sono così fantastici che nonostante siano vecchiotti non fanno nessun tipo di rumore, nessun tipo di cigolio. Quando invece cigolano, quello che potete fare è mettere delle scagliette di sapone qua dentro. Washer grande o rondella, come la vuoi chiamare, bushing cilindrico grande, track, a seconda di come lo giri puoi avere più o meno giro. Noi in questo caso vogliamo più giro, quindi mettiamo la parte con la rientranza verso l'esterno e così proteggiamo anche il bushing e il dado che mettiamo alla fine da urto con il terreno. Poi mettiamo il bushing conico washer o rondella piccola e infine il lato. Quanto più stringiamo qua, tanto più pressiamo il bushing e lo rendiamo più resistente al giro. Essendo un drop through, a me piace che abbia quasi zero resistenza, in maniera che possa carvare con estrema facilità. Ovviamente se facciamo delle discese pericolose, è bene invece stringere, soprattutto il track di dietro, perché è quello più soggetto a speed wobble.